La prima vez che stiamo pensando a vedere sopra la radiazione. In caso la classe la stai gradando, e sto entrando al sistema. Perché quello non la classe da me. Stanno viendo, entonces tenemos que la energía blu que está interna afuera, como en España, tiene una parte interna y la parte interna la prima. Quello che stiamo facendo di diffusione. È un classico pacchetto processo che non so se posso andare a studiare esattamente su questo aspetto, perché ha il futuro processo dove tengo gradiente. E la possibilità di che una certa proprietà di punta se donde il valore maggiore a valore minore. Ovviamente se mai stato in una diffusione di non hai in diffusione, in questo caso hai il libero cammino medio, il processo di conseguenza quello che se ho visto alcuni dettagli sopra la radiazione, teniamo un certo elemento del materiale nel spessore dx e teniamo un distato di radiazione che entra per un lato e sale per l'altro. Entra con un certo valore I e sale con un certo valore I, mass d. Ecco che per mass in generale teniamo una certa variazione. Il movimento in questa direzione e va molto il base x che è il punto come il campo vettoriale che come si muove l'intensità. Però ovviamente il di dentro la reazione non è che è stato movendo come continua, come varia, non come producida, di conseguenza non è che questo elemento produce la reazione, ovviamente l'assorbe di conseguenza il di in un segno meno. E después, all'ottica si può degli anche non prendere quanto vale, perché deve essere proporzionale a quanto è espresso l'elemento, perché ma tengo il mio vero. Classico una nube del Gala, vero, praticamente il sol, per esempio, ma la nube questa lo vedo meno a parte della parete. E poi ce n'è che serve il programma dello software. Altra cosa è quanto sale, quanto si perde, dipende dall'intensità. Nel sentito che certo quantità di materiale non è che assorbe la fatica, ma assorbe un tentato, che è quello che fa. Chiaramente che se io l'intensità che entra dove, quello che assorbe sarà dove. Di conseguenza, se c'è proporzionale all'intensità, non è il variabile tipo qualche intensità, però se io in uno mass assorbe mass, più in uno meno assorbe meno, il mass dipende dalla densità, mass del sistema denso, mass assorbe. Hanno notato la niebla, la niebla viviana assorbe poco, la niebla buona, molto più forte, assorbe massa, la nube, la nube vivianita assorbe in questa maniera, solo quando è più solo, ma anche la densità della partita. E come finale, il K, che è l'opacità, che dà le caratteristiche di questa materia, del materiale. Un elemento masso opaco, osservo il masso, un elemento meno opaco, osservo
Di conseguenza otteniamo questo e potremmo vedere che abbiamo la variazione di intensità è data da intensità. Di conseguenza quello che è prodotto dall'altro lato deve essere addizionato, perché H è un'intensità da H e A la teniamo, quindi opacità o densità per il tessuto del materiale deve essere una un elemento adimensionale, ciò che vuol dire che la opacità o la densità deve essere l'inverso di una regolare. E invece è definito nel grado di diffusione l'inverso del prodotto tra opacità e densità come di una che da un punto di vista tiene sentito, il termine medio mi dice qual è la distanza tipica entro la quale tengo l'interazione, di conseguenza se io tengo il tensore esattamente un cammino medio, mediamente tolgo la particola fino all'interazione, quindi hai una certa forte interazione. Se vado a risolvere questo, quello che tengo, supponendo partite di costante rispetto alle parti, l'intensità è di 0 con questa iniziale, che entra con esponenziale meno k rho sopra x. Di conseguenza, se prendo un libro di un metro, mi viene esattamente a meno 1, che vuol dire che un libro di un metro ma o meno è quando il flusso si degrada di un terzo. Quello che può anche se ha generalmente definire come si chiama che è semplicemente una variabile adimensionale definita come opacità o densità con il regolito considerato e si chiama tau. Generalmente con un segno massimo, poi dipende un po' da quello che vorremmo fare nell'atmosfera, in varie maniere anche dipende dal punto di vista. Di conseguenza, la forma generale dell'attenuazione è quello che come I di ferro è alla meno K rho X o E0 para Epsilon e tau. Anche tecnicamente sia il primo che rimane scorretto, l'integrale tra 0 e X di meno K rho del primo. Questo perché in realtà la partita di sera può variare in quello che tengo. Per esempio, la nebbia, la nebbia, ad esempio, è molto forte, perché è grave. E il tau invece è esatto, perché è definito in questa maniera, ma come il tau si ottiene integrando il zero ed è questa. Un valore esatto, la tau, anche che puoi utilizzare, per esempio, quando si sta la proposta della gestione, è esattamente quando tau va vale all'interno. Facendo il calcolo per vedere come è, la temperatura di essere quella temperatura effettiva si vede che è un valore allo stesso. E non esattamente di conseguenza una distanza che è un libro cammino medio, un po' perché tau vale a 1 seria con un libro cammino medio. Ok, allora quello che teniamo in considerazione per differenziazione della relazione con la materia. Il nostro accreditato ufficialmente che lo crede che genera la linea della densità del materiale che partiene.
la mia capacità anche di vita, anche nel professo. Uno, per esempio, vediamo anche elettrica. Tengo l'elettrodo e quello che tengo è semplicemente si incontra e desia la reazione energia del fotone, no? Il fotone non cambia. Caratteristica, l'opacità non dipende dalla frequenza, dalla rotta, e quello che ottengo è che l'angolo di fusione è differente rispetto, ovvero quello che ha principalmente fatto scattare sono fotoni e loro inviano l'altro lato. Questo è principalmente l'effetto che si fa nella parte massa entrata di una rete, dove i fotoni principalmente sono deviati, interagiscono con l'elettrone e sono deviati a quella direzione. Di conseguenza hai letteralmente un random walk, un passeggio del tuo raggio. Il fotone va nella stessa direzione, rinviato in un'altra direzione, e si deratte, e se demora semplicemente perché si deve venire in realtà a un cammino che è variatorio. Un pequeño dettaglio è che questo in generale, però quando la temperatura è molto elevata, che vuol dire 1.000.000 di Kelvin, l'elettrone non solo ma nel nome della attività, teniamo l'elettrone relativista, che vuol dire che non teniamo mass e Thomson scattering, però di Thomson, che comporta che la differenza di energia per fotone è differente che per. In questo caso, quello che ottengo è che la temperatura più elevata può convincere un intercambio di energia tra le fotone e le neutrone. Questo vuol dire che con il minimo tipo che dipende da come siete la velocità sia della luce. Principalmente la stella va in corpo, perché il conto di solo temperatura molto elevata che ha solo nell'ultimo istante di vita, che di essere a monete quando una stella sta chiamando in ghiera, sta producendo. E la situazione che dura una settimana di tante ore. Altro processo è il primo che è l'assorzione. Hai un fotone che interagisce con un elettrone e la cercania di un diode. Che differenza è quello che passa è che di conseguenza diciamo la questo del tranestrano. Il tranestrano, non so se non mi ha visto, è quel simpatico processo. Io tomo un elettrone, lo invio rapidamente in maniera che passe cerca di un nucleo, una carga positiva della carga. E si accelera la temperatura con il nucleo e ruba l'energia di movimento e emette un fotone, che è potenzialmente energetico. Il sistema classico per produrre i radioni.
se accade una fonte radioelettrica sul laboratorio, è ciò di. Quando fate il dentista, la radiologia viene letta in questa maniera. Si toma una lamina di metallo e si spara l'elettrone saliente e produce un radio. Ovviamente, cara professore, potete tenere su questo. E lo questo è la frazione 3. Free, perché si ha il trattamento al caso dell'elettrone. Era libera anche del libero. In questo caso, un elettrone interagisce con un fotone singolarmente allo scatto. In questo caso, nella cercania, hai un campo elettrico di un ione, interagisce con questo, e invece di essere completamente deviato, l'elettrone assorbe il fotone accelerato, e si libera l'energia, e il fotone cambia la sua vita. E questo potrebbe essere che interagisce con un altro ione che per fare un elemento molto poco, il fotone sta decaduto a 300 di 3. Però diciamo, nosotros però per esempio si va a, vorremmo solo dal punto di vista di assorzione, che cambia l'intensità, uno lo scatter, perché entra una certa quantità di sale. Allora, veramente posso solo una parte continua, non per definire. Altro è la frazione per questa tenemos il Banffri. Il ligado libero. Che chiamato come Giannice. Questo è che è un elettrodo che un fotone sufficientemente energetico para staccare un elettrone in dell'orbitale del E lo sa. Questo, diciamo, è un processo che è bastante nella parte masso meno interna. Nelle parti interne interna solo con Z mondiale. Come abbiamo visto, il hierro dovremmo conservare con questo elettrone, masso meno la destina, se abbiamo usato la situazione che queda, potendo realizzare anche poi non andare a aiutare contro l'evento. Il boundary facilmente potrebbe ammassare la parte esterna dove il boundary ha immassato che tiene un elettrone da caos. Hai una possibilità di compra del pre-bound, che è la ricombinazione. Di conseguenza abbiamo assorbe e resiste. Oltre che sono nella parte terra, sono i power bound, di grado di grado. La fotoeccitazione, come si dice, il fotone di Vega e a passare un elettrone deve un orbitale con un'orbitale. E vabbè, di conseguenza si può avere in caso della remissione che come potremmo avere, potremmo avere l'emissione spontanea, inducida, per collisione, che cosa è stato fatto, però quello che potrebbe interessare in caso sarà la remissione dell'assorzione, attenuazione dell'intensità, dopo scattere, la funzione definita, assorzione. Il lato libero, bound free e bound bound,
da vogliare. Sì? Il free fund è un elettrodo di prezzi che insegue quello delegato a fare delle ottenute, che rischi di dare combinazione, l'opposto della rivista. Cioè, per questo tu devi tenere su, fine sempre, generalmente si protesta in prezzo. La reazione del vostro processo è un differenziale logistico. Nel caso, ad esempio, nella reazione nucleare, che nel sole la chimica dell'idrogeno è molto più rapida che la disintegrazione delle radioattive in idrogeno, di conseguenza si è così curato. In questo caso, dipendendo dalla situazione, può ottenere pesamente un caso con interessare tutto il processo che ne sottrae il fotone, di conseguenza non si troverà un altro nel boundary, boundary come il pre-bound può passare, ovviamente, perché non è che precombinare con un atomo e liberare energia. Praticamente ha un tempo che fa a parte, generalmente, che si fa attraverso il mio. E sta diciamo, pure le parlo della parte interna della stanza, e sta andando nel istruttorio, nell'entrano. In superficie, con una parte quanto quella, potremmo tenere. Quello che sono bande molecolari o locali. Una parte esterna dell'atmosfera può tenere l'ambiente ione acemilo, che vuol dire un atomo di idrogeno che ha catturato il molecolo. È possibile, è una cosa possibile, diciamo, è abbastanza lontano, e potremmo tenere in linea bound, 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 quindi dove le prove passano a diventare l'altro o più sconvolgente. E di space e banda molecolare e poi non è solo un termine stellare ed è premia Wilms e come HD che sono lunghi spazi e non mantenere un raggio del vite radio solare che generalmente la sequenza principale ottiene una catena dei raggi che si mette a sostenere con l'espansa velocissimo, la temperatura destinata a poter essere adeguata a farci più molecola, o acne, o carbonio, e tenere linea del prodotto molecolare e il polvo interattua con la radiazione assorbendola o assorbendola. Di conseguenza, temiamo che la nostra lì va ma sono meno come su uno e dos che diciamo io tengo veramente il totale stato su un livello, dos che è elevato e uno che è formatato. Il quadretto del bound, A dos 1, A coefficiente di Einstein, sono A di X, A è quello la soluzione, ma in questo caso l'emissione, no, questa è l'emissione. Questo uno è l'emissione spontanea,
Vediamo il dettaglio di un'opera. +1 che è l'emissione di conseguenza dal livello top all'1 dipende dal livello Ed è la anzi, l'emissione che è per il livello top. Quello che diciamo è l'emissione totale. B sono le coefficienti di Einstein della assorzione e vedremo +1 che è l'emissione inducida. Un processo che chi ha fatto con laser lo conosce. Perché che passa? Io tengo un atomo eccitato, tengo di trasferimento di elettroni, sono orbitale, massa energetica che dovrei stare come minimo. Vedo un fotone che è esattamente il salto para questo elettrone para caere a un livello più basso, e il fotone induce l'elettrone a disesitarsi e a emettere un fotone di fase. E la cosa interessante è che letteralmente entra un fotone e escono dos ed elos. Misma frequenza, misma polarizzazione, tutto è perfettamente identico. Il laser, che nel suo corpo è perfettamente identico. Perché se produsse un fotone e me ha fatto fotone. Questa è l'unica cosa che ho potuto dire perfettamente. E al finale tengo mi sono assolutamente coerente, sono tutto uguale, misma largo di onda, misma polarizzazione, tutto il mondo. L'altro è quello che è l'assorzione. È spontanea, la emissione non tiene una assorzione inducida, perché non è un processo. Quello che caratterizza è l'ordine dell'indice dell'iniziale al finale, cioè A +1 è una emissione da livello basso a basso, l'assorzione chiaramente è 1 dos, perché dal basso a más alto, assorbe l'elettrone da un livello energetico basso elevato, che dipende da quanto livello è. Quanto sono i livelli 1 occupato, però si può determinare anche l'effetto di un'emissione inducida, di conseguenza che il processo praticamente simmetrico all'assorzione, solo con il clonare il fotone che ha inducito il fenomeno, e di conseguenza si scrive quello che tiene una matematica identica a quella di un'assorzione, con la segno invertito, si usa il coefficiente di Einstein B per l'assorzione, però con l'indice invertito, che ha pensato che fosse a livello alto, a basso, come emissione, non è un'assorzione, perché va da 1 a 2. E diciamo, questo come da seconda del quanto più forte la parte di emissione e la parte di assorzione, se il va a essere positivo o negativo. Generalmente è negativo, ma sono in realtà dentro una stella è praticamente uniforme, la densità è uguale, sommato soprattutto la frequenza deve entrare a essere attento ai equilibri termici, l'energia più. È Il numero dei livelli occupati. Quello che dicono dei canti a tempo. Che può essere la densità del fatto in una certa mare. Si può dire, però mi dite quanto elemento del livello del DOS che ti dice. Logaritmo la cosa. E tanto andiamo nel turno di un'altra. Questo è semplicemente per acclarare un po' come la situazione.
Ok. Diciamo, un esercizio, quello che professionalmente vedremo in un ratito, la capacità di chiamare domina dell'interno. Perché contiene la parte base interna, non hai molto ioni con l'elettrone, altrimenti fa il bounty, logra per poco, o della bamba. Dal bamba, quindi è sentita temperatura un po' come bassa, per poblarlo, e generalmente è messo un mass effettivo nella parte dell'induttore e nella parte dell'atmosfera, ovviamente. Non che il free-free non sia non parte. Il free-free o il bounce scatter in quanto è un equilibrio assieme, solo che non è il su fuerza, non è la percentuale di interazione sono minore rispetto a quello della nave. Il bounce screen, la parte dell'atmosfera, sono molto più effettivo e di conseguenza nel riduzione dell'intensità a terra un effetto di riduzione rispetto all'uso che si può effettivamente. E ademano, che non ha dentro la parte interna, non anche il a no, è l'ultima per il promesso perché tutto l'elemento maschio è un intercontrollato e di conseguenza è una spazio che fa non che non va diciamo il bound bound nel nucleo è molto difficile perché è necessario nel, un dietro e perché ed è un po' difficile staccarlo perché già avremmo staccato una decina di elettroni che come sempre chiaramente non farà ionizzare solo le metà sono andiamo a fuori perché è necessario molto ma per questo perché il nucleo al momento è praticamente solo un elettrone come uno solo un atomo il prodotto è come neutralizzato. Ma tolgo mass e questo è potenziale elettrico di conseguenza è necessario la terapia. La verità è che nel nucleo hai il radiogramma di conseguenza, hai sufficientemente forte, però diciamo non tanto sostanziale. Di conseguenza? La nostra capacità che dipende in generale dalla frequenza. A cambio non cambia, però per esempio chiaramente un bound bound dipende fortemente dalla frequenza, perché ha una frequenza assorbe, ha una frequenza non assorbe. Perché viene fatto la stella del stato quantico ed è quello che si fa. Un bound free dipende da una frequenza minima. So, arriva per la stessa frequenza, assorbe tutto. Però dipende dalla frequenza perché se di mangiando poca così sia necessario un bottone abbastanza energetico per staccare un elettrone ha dato quella frequenza quella di energia non lo quello che tengo è la capacità del bound bound la capacità del bound free. Immaginando delle tutti che fanno come 1 meno e alla meno accendere una capella che dipende dall'energia del protone e dalla temperatura che hai ma la parte dello scatter perché non dipende da questo fenomeno. Quando studiare il numero capacità bound free per capacità totale bound free free che quando si interattua con un elettrone libero o legato a un ione però è sempre un ione perché nel
non è troppo scarsa, che dire, è necessita non essere cara. Todo, free, bound, ha sempre l'esperienza che io tengo un milione, un elettrone, e come sono conettato con lei. Forse, nel free, io tengo il nome un elettrone, non sono obbligato, però è andando. E di conseguenza, l'opacità è considerata che mi dà, considera l'emissione possibile. Lo scattering non tiene connessione con la emissione di Lucida e di conseguenza ovviamente trova non indietro di direzione in maniera democratica e stocastica e di conseguenza separata. L'opacità è la sensibilità tradizionale, quello che normalmente si utilizza è la fase di costruzione. Che semplicemente divido perché allora se la aveva definita una sopra K e troveremo perché al finale entra il denominatore di conseguenza la somma di questa maniera. Vada maschile 1 sopra la 20. Media rispetto a l'emissione delle proteine. All'interiore è tratto in equilibrio termodinamico, che si risiede, che la radiazione e la sua distribuzione sono le masse, di conseguenza si comporta con un po' di ciò. Quello che hago è, di conseguenza, tenere una opacità media rispetto alla radio largo d'onda, pesata rispetto all'emissione della radiazione di conseguenza integro mia proprietà con il peso e lo divido con l'integrale dello stesso. Grazie a me. Quello che ottengo è chiaramente il peso massimale con la fattura si chiama entrambe. Che è una maniera sentita para caratterizzarla. Di conseguenza, l'opacità è dato il valore zero, a zero, la densità ha un certo esponente, temperatura a 1%. Questa è quella che si chiama la delle grande dell'opacità ed è semplicemente una maniera paracetonale, generalmente se va a considerare lo classico, valore classico sono A uguale a 1 e B uguale a meno 2. O 7 metri. Allora, un libro come meno 3.5, come 7 metri, dipende un po' da quello che si non è esatta, ma semplicemente mi permette di calcolarne e gestionarne lo calcolo. Come se vuole avere, per esempio, A è quello che si apre dal punto di vista pratico, se tomo un'opacità, anche se è una formula abbastanza complicata, e apre il logaritmo, se di differenza rispetto al logaritmo della variabile che mi interessa, in caso
densità del tempo A, temperatura del tempo B. Avesse non sono un valore puro, sono una forma, però diciamo meno l'intervallo che mi interessa e meno esattamente in questa situazione che contiene per esempio basso meno 1 e meno 3.2. E ah sì, diciamo, io calcolo la media di Rosenau, soprattutto la frequenza. E poi metto in la scrivo come la frequenza di Cramer, come la frequenza di Einstein in generale. Se farà evitare il problema che va a un livello di meditazione. Ora, tanto per avere un'idea, l'opacità del costrutto è abbastanza infinita. È un valore 0, dividida la ampere per la media degli elettroni, e más o meno 2, di conseguenza è sostanzialmente 0, poi 1 meno 3. Secondo, abbiamo visto che la massa media para questi elettroni è 1 mass, la grande massa dell'idrogeno di 2. L'elettrostato è diciamo la quantità del muso in ciglia, è praticamente costante, non dipende dalla caratteristica, dipende solo da quanto è la massa media dell'elettrone, quanto è il suo numero di elettroni presente. Che in questo caso dipende dalla capacità. Il nostro ionizzato ha liberato la quantità di elettroni. Ha il proprio anche l'elio, ma diciamo il nostro metallo produce molto elettroni su un grado di tempo su di poco. Le conseguenze sono più di meno. Le conseguenze ha una emissione bastante sensibile. La forma sensibile. E della raccontiamo, vedremo perché free va come ok, una costante, la peso molecolare dell'elettrone. Il valore medio del numero atomico al quadrato diviso la palla di gomma, il numero di massa del vario elemento, mediante tutto l'elemento, cada uno di questi dipende da cosa è l'ione in grado, di quanto dell'ione hai e la varia caratteristica, l'idrogeno ionizzato ha componente che ha prodotto uno ma presente uno meno e acqua, per esempio, c'è nota la rappresentazione. E secondo me è un'idea. Capacità del vettore scatter, capacità il free free
come valore del base è molto alto, perché qui sarà 22. L'elettroscatter è abbastanza massificato, però il 3D va con la temperatura alla meno 3,5. Mas cresce la temperatura, ma meno probabile del 3D, che di conseguenza a temperatura abbastanza elevata, nel senso lo va a tenere un certo peso, però non tanto. Siamo a 1 milione di gradi, questo va a meno 18, e con 10 alla 22 a 20, che poi ha 10 volte più massa valido, il termine solo di intermione, IA va a un po' il tabacco e se ne per questo IVA per un separato di un stato. Quindi lo damo qui. Il bound free per avere un valore di base di 10 a 25, molto elevato, però da dipendendo dalla temperatura, e ha un valore medio del kit, il bound fatto, una media sopra una temperatura, l'ho questo valore semplificato perché non interessa che te lo prenda. Quello che interessa è dare il RAR. También porque nella parte interna domina il termine di e poi domina proprio la dipendenza del reprise, del down free, ma del down dipende dalla temperatura che va, diciamo, con la tipologia del grande e generalmente l'arson perché l'opacità in generale indica sempre con un certo tipo, quindi ovviamente quando si dà e segna la temperatura di conseguenza ma la temperatura meno importante questo, e a capo dipende dalla massa dell'elemento dell'omnipare e della l'abbondanza del drop core dato passando a parlare del drop del peso medio del drop, perché ovviamente dipende sempre dalla portata di allora, abbiamo visto questo.
quanto vale il libro cammino medio? In media, massimo minimo, la potremmo vedere che una capacità del massimo minimo di 1 cm² grammo, e nella parte centrale, poi in generale la media è 1 grammo per centimetro cubico. Di conseguenza, potremmo vedere che dentro una stella un fotone tiene un libro cammino medio di 1 cm. Percorre assi antes di poter iniziare a fare un passo. Caterina, bam, eccetera. La temperatura, abbiamo visto che è nell'ordine di 10, o meno 3 Kelvin, forse dentro la memoria. Quiere dire che mediamente un fotone all'interno della stella, in suo cammino, vede che la temperatura si può spostare. Con 1 millesimo di Kelvin, la legge Planck non cambia. Di conseguenza è emitito con la legge Planck ed è riassorbito con la legge. Di conseguenza, da un punto di vista para la diffusione del fotone, potremmo considerare che è in un equilibrio termodinamico, localmente lo è, e di conseguenza trattarla come la reazione di un corpo elettrico. Ora, municipio di il municipio di conseguenza potevo considerare un equilibrio termodinamico locale, però non è zero. Questo vuol dire che tengo una anche minuscola, in 1 cm di corpo di spazio, tengo un pregno gradiente e questo mi causa la presenza della diffusione. Algo parecido, quando c'è chi e quando studieranno la dinamica, si dovrebbero rispettare. Un fluido molto poco viscoso è una cosa completamente differente dal fondo logico. Se tutto questo si fa a zero, tengo un comportamento e non viscoso. Ma se ne pongo anche una viscosità di nada, il fluido sembra un comportamento completamente differente. Quindi nada, però, entra un valore economico di terra. Di conseguenza tengo un gradiente minimo che mi instaura la diffusione e gradiente tangito che mi permette di considerare un equilibrio termodinamico locale. E di conseguenza quello quando necessito sapere qual è la produzione dello fotone, usare il Bose-Einstein e entonces, allora. Ricordando pressione è data da quella sopra il prefisso, che chiede di essere quella tapè sopra delta t, delta F, motivo del cavallo con delta x, di conseguenza fa tengo una velocità e un volume. E conseguenza la pressione, nada más che una variazione di momento per la velocità di un volume. E sto bene, tempo calcolato a occhio, l'interno sono in 6 milioni, l'esterno è 0, un diametro di 700 km. O che vedere il tempo di la mia cucina, grido, quindi viene. Sperando, l'interno sono 10 alla 10 alla 7 centri. La distanza è 10 alla 10, 10 alla meno 3. Non è che è necessario definire calcolo esatto, cioè diciamo, questo è indicativo proprio in questo valore 3. Perché la temperatura interna del presente principale è sempre maggiore entro 10, 6 e la destina del numero di grado.
e con l'ordine di casa. E il raio è all'ordine di un raio solare. Di conseguenza non sarà perfettamente vista la 3, però non varia moltissimo. Questo semplicemente fa una considerazione, non è che mi spero calcolata. In bene, la dipende, perché la parte interna è veramente differente che la parte esterna. Ma la vedete di vero che il libro cammino medio che voglio avere nel mutuo che non è un grande sono chiedi, forse è uno c'è, il libro cammino medio, però diciamo, acquera è meno denso di contenuta in mattanato, in media di 1 cm, in media di 44. Ora, il vamo verde, il trasporto di energia, cosa fa? Uno, come il libro, e non è un punto di vista fisico, è un massimo intuitivo e una statica. Tenendomi è profonda e tengo il flusso di energia che entra nella parte di saldo. La parte interna ha energia e temperatura che sono più alta, la parte esterna ha energia e temperatura che sono più bassa. Sapete, così va il termine termico. Temperatura più alta, chiede di essere energia termica. Se considero un bottone e sostiene l'energia di un bottone, praticamente sta in questo momento per la parte della vita. Di conseguenza, è una variazione di energia, di conseguenza, variazione di tutto, se è una costante, mantiene se, potete, però I non è solo una energia, è detto di da I all'energia, o flusso, di conseguenza l'energia, per tutta l'area, si perde niente. Di conseguenza è una certa frequenza di energia, un certo intervallo di tempo, un certo intervallo di area. Quanto è il dp? Dp, abbiamo visto acá, una è la massa che lo potete vedere portato con una varia momento varia sapendo la pressione di conseguenza se la persona della quarta è una variazione di momento su una variazione di tempo, orario, di conseguenza una variazione di momento su una variazione temporale è una variazione di pressione. Quanto è la variazione di pressione a K? Approssimazione di Taylor è data dalla derivata della seconda radiazione, perché è quello che ci interessa, perché è un totale della radiazione. La radiazione intra e rene a cavallo
sale e le ali sono dall'altro lato, sopra terra, sempre l'accelerazione del pH stessa, di conseguenza si porta solo le varie. Allora, quanto vale il DI? Lo sappiamo. Il DI è meno I o K pro terra, che è uguale a D. Questa è una radiazione, R, con R, di conseguenza, rechiro a qua, R, e R, spettacolo, l'intensità è data da meno, che quasi dal con la rilevata è della pressione della radiazione. E quanto vale la pressione della radiazione? Un terzo a della quarta. Entonces, derivo esto, un terzo metale, meno 3K4 a con la sede. Derivata di terra quarta e 4 della terza, la derivata della quarta è vuoi aprire quanto è la luminosità, è 4 di greco terra quarta con l'intensità, perché data l'intensità da moltiplico sotto la superficie sferica che considero, una certa distanza, e mi dà la velocità, che di conseguenza è solo energia per tempo, stabilimento, che incrementa a 4 di greco per 4 meno 16 di greco a 6 diviso 3, partita dal tempo di velocità, R quadro della terza e te allora, dal punto di vista estonico, è come nel libro. Da un punto di vista fisico, lo potremmo considerare come una diffusione. PNV. E sono diffusione. La diffusione, per quello che si chiama la legge di Fick, la mia diffusione non è la massa, che meno una certa costante con il gradiente di quello che sto considerando la legge. È un'intensità e lo punto. Concentrazione in materiale, metto la concentrazione. Quello è temperatura, pongo la temperatura. La diffusione in generale è la lista ha il tipo di che è se puoi semplificare come la diffusione è nata che meno un terzo, la velocità di diffusione, il libero cammino medio della particola considerata, il gradiente di quello che sto considerando. Ora, meno un terzo, quanto è la velocità della particola che sta diffondendo? Quanto è il libero cammino medio del fotone? 1 sopra K su rho. La N, in questo caso, è l'energia interna, l'energia del fotone, che è 4 A over T alla quarta. E la N è la mia quarta. Meno 4 terzo a 6
Da quel di spalle il nostro punto di vista è finito. Calcolate, ok, da questo punto di vista si comprende come funziona, hai un cambio di momento con lo fotone che attrattura con la materia, ok. Però visto che è una diffusione, diciamo, è un procedimento abbastanza in massa linea, perché è una diffusione. Perché ha una certa formula, abbastanza importanza che questo vale per la diffusione. E per la velocità della particola che cade la luce, il libero cammino medio è 1 sopra il passaggio della densità, e l'energia del fotone è A, cioè la quarta, la pongo dentro e ottengo, è moltiplicato per 4 pi greco, 4. Sapere l'intensità di una scala che passa a una certa distanza, ottengo la formula finale. Ok. Con la formula pare. Una formula sin più sentito dal fondo che si tiene, che è la ragione di esistere. Sappiamo che farà sempre tanto, non so, lo compratore sono lui, non so. Ma chi è di sapere una formula spaziale? Parte interessante mi dà la formula che comprende il tempo di una serie. Di conseguenza, la velocità della pressione sarebbe una questione di poco, per lo sì, e per la maniera da scrivere l'energia, incrementata. Quello che dà l'energia trasferita per la pressione è meno di 6 di greco a 3 o quasi data con la densità R4. Allora comprende perché la media di Rosenthal è come 1 su 3K sopra la quantità, perché al finale quello che utilizzo non moltiplico con K, moltiplico per 1 su 3K, di conseguenza quello che mi interessa è la media che sorprende. Notazione euleriana, notazione lagrangiana. E che notizie? In maniera molto sensibile, se io tengo un certo gradiente, me lo calcolo in media, per esempio, lo pongo qua dentro, calcolo la varia dimensione, prendo la superficie del sole, la temperatura che ha, e mi dice quanto è il flusso di energia che questo gradiente mi permette. Però, di conseguenza, io tengo un'altra maniera di vederlo, posso tirarmi un po' e poner gradiente della temperatura uguale a meno 3 K.
Con le temperature. No, non è stata. Poi le temperature in realtà sono sempre più calde. Quindi dice, se io tengo una certa luminosità, pare che esca fluire necessito un certo gradiente della temperatura. Con l'esempio, abbiamo visto che era. Io nel nucleo tengo un'unità per un'unità nucleare che è l'energia producida con l'unità nucleare. E sto veramente nel nucleo, quello che è principalmente la parte dove è il nucleare. E sono tutta una certa quantità di energia producida. Questa è algo che deve apparire, io sì, perché è producida. E mi dice che portato da questa quantità di energia, necessita un certo gradiente. Di conseguenza, se il gradiente non è sufficiente, chiede che sia, perché porterà solo una certa quantità, una radiazione sarà una certa quantità. La differenza si accumula, si alimenta massa, ma se si alimenta la delta T crescere, causa un maggior gradiente, aumenta il trasporto di energia radioattivo, hasta che equipara a questo valore e di conseguenza tutta la radiazione producida internamente se fa radioattivo. Questo parece tutto ordine lineare, in realtà, come vedremo, hai un pequeño dettaglio. Perché quando il gradiente del valore assoluto del gradiente della temperatura supera il gradiente della temperatura di un certo tipo, il gas non sta mai a mirare e parte quello che è la convenzione. Anche che poi deve avere una olia, la pone nella riva del forno del fuoco e le pone un altro cibo veramente arroz ambiente. Vedete che la rossa sta nel fondo, tutto bene. Quando comincia l'alba a essere abbastanza calda, non vanno a notare che la rossa comincia a muoversi. Generalmente a fiacco di per la parte mascella dei terra, è la parte seccata. Perché? Perché basta che un fluido, l'acqua fluido, logra a conducere per conduzione di radiamento esterno e entonces, va. Quando sta dando demasiata energia, a un certo punto necessita más gradiente, entonces la parte bassa che aiuta más, la parte arriva. Continuaria así hasta che non llega al gradiente para poder trasmitir per diffusione che sia radioattivo, che sia di conduzione della materia. Il calore sia quella, però a un certo punto il gradiente che hai dentro l'acqua sopra il gradiente adiabatico di conseguenza ha il blocco delle acque del fluido che comincia a muoversi. Dovremo mandare in un'altra attività che si espande sul meno denso e di conseguenza su te, hasta che va in equilibrio con quella. E se disturbe e come anche tutto restare e hai quel tumore processo generalmente se debuca in questa maniera e alla fonte sube le scale di energia che vedo là.
Nella nostra onda, se parliamo di prendere un centimetro, sembra essere già uno spilato, qualche migliaio di spilato. Ed è un processo che vedremo estremamente efficace. La convezione trasporta solo l'energia che si chiede al posto di un problema, e di conseguenza, quando vedremo un processo, praticamente non sempre, per dire. Un processo dove c'è molta energia o dove la quantità è molto alta, perché non è vero, se l'università è molto forte, se teniamo molta energia producida, o la parte dell'opacità è un K-Rho, che sono le masse considera conto, è molto alta, di conseguenza la radiazione interattua molto fortemente con la materia, cosa non logra diffondere facilmente, e dove necessita una temperatura esponenziale. Il conseguenza possiamo tenere, per esempio, in una stella molto massiva che produce con molta energia all'interno e il nucleo è convettivo, o una stella in formazione, la propria stella. Non è molto alta, di conseguenza il bando, 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 crescono molto forte, causa una forte opacità e anche non produce una grande pietra, perché nel contrario, se questa è l'unico molto forte, non è sufficientemente para inducere, necessitare un forte gradiente para essere di pulita, che è per portata. E di conseguenza, in questo caso, parte la conduzione che è molto efficiente e nella trasforma. Il gruppo convettivo dovremmo andare a questo tono e questo simbolo è una maniera per identificare questo tipo di gradiente, il gradiente del logaritmo della temperatura rispetto al logaritmo della pressione. Essendo che cresce in maniera uguale, questo è positivo. Di conseguenza il gradiente della pressione è negativo, di conseguenza ha tale sentito che sia meno, però quando questo gradiente è leggermente anche maggiore del adiabatico, questo negativo, questo negativo mi fa positivo e ottengo un gruppo positivo. Gruppo competitivo negativo non è. Questo vuol dire che questo si attiva solamente quando il gradiente è maggiore dell'adiabatico. Il gruppo convettivo, il trasporto convettivo comincia a certificare. Il nuovo valore, l'efficienza che tiene il gruppo convettivo, specialmente all'interno della stella, come dice la voce, anche se sia un ciclo e gradiente arriva dentro, logra trasportare grande quantità di energia. Non temo niente. Allora, densità, velocità della sella, lambda è la dimensione della sella. Una sella di convezione, una sella di dimensione, viene di quando l'avremo formato dettagliata nella finalmente, quindi
e poi andare di fare il relativo dell'energia della radiazione menzionando il dote ma e principalmente per il mondo della parte umana poi devo fare la velocità di una partita che è una